esiste nessun provvedimento della giunta regionale, del piano sanitario regionale, né tantomeno può essere delle aziende sanitarie che non possono assumere provvedimenti in contrasto col piano sanitario regionale, che mette in discussione la rete dell'emergenza. La delibera di luglio riguarda gli ospedali di territorio, dove noi stiamo facendo un lavoro fondamentale in quelle comunità per ripensare gli ospedali di territorio, cambiare la funzione degli ospedali di territorio, metterli dentro il presidio sia dell'azienda ospedaliera nel caso di Perugia, sia delle ASL nel caso degli altri ospedali come quelli che sono di Narnia Media. E questo, quell'altra parte che riguarda 300.000 cittadini di questa regione, che oggi hanno gli ospedali di territorio, lo facciamo per dire che il sistema ospedaliero si deve reggere prevalentemente sulla rete dell'emergenza e che quelli di territorio, che sono i due del Lago Trasimeno, Assisi, Pantalla, Umbertide, Narnia Media, sono a servizio della restante parte dei servizi sanitari di tipo territoriale e di tipo non connesso all'emergenza e all'urgenza. Allora, la prima risposta è che l'ospedale di Spoleto è parte integrante dell'emergenza e urgenza regionale nella rete unica dell'emergenza e urgenza regionale, perché la rete unica dell'emergenza e urgenza non significa né un solo presidio né un solo direttore di struttura. La rete unica significa dare sicurezza alla risposta di emergenza e urgenza dei cittadini e farlo con correttezza, in maniera appropriata. E quello di cui abbiamo bisogno è che, se gli ospedali sono 7, questi 7 lavorano per l'Umbria intera, non solo per la popolazione di riferimento che essi hanno, perché se ne abbiamo 7 devono lavorare per l'Umbria intera e non solo per gli ospedali di riferimento. Lo dico perché poi nel rispondere anche su Spoleto, perché rimane, perché è il perno di questo sistema dell'emergenza e perché qui ci devono essere alcune funzioni che servono al sistema regionale sanitario e non solo a quello necessario e legittimo di tipo territoriale. Questo è il senso dei provvedimenti, anche della battaglia nel confronto nazionale. Guardate, non è semplice, non è semplice far passare l'idea che l'Umbria non debba essere standardizzata su 1 milione di abitanti, perché quando ci sono grandi regioni con tanta popolazione e il problema dell'amministrazione centrale dello Stato di abbassare i costi e la spesa sanitaria, è molto difficile fare questo tipo di battaglie, tanto che nei provvedimenti abbiamo chiesto una specificità per le regioni sotto al 1,5 milioni di abitanti, che siamo 5 in tutto, proprio perché vogliamo questa autonomia funzionale ed organizzativa, perché sennò non staremmo a discutere di quante specialistiche ci sono o meno, ma dovremmo discutere in Umbria dello smontaggio della rete dei servizi che abbiamo costruito. Quello che diceva Duca rispetto alla dialisi, noi continuiamo a difendere il fatto che è più funzionale avere le dialisi territoriali dove possono accedere tutti i cittadini che ne hanno bisogno, con minor tempo di attesa e minore percorrenza, piuttosto che le dialisi centralizzate nelle aziende ospedaliere di Perugia e Terni, che dovremmo muovere i cittadini dall'Alta Umbria alla parte meridionale della regione verso le due città capoluogo. Allora, queste informazioni le dobbiamo avere tutti, e questa consapevolezza, se no raccontiamo le favole. Allora bisogna essere consapevoli su questo. Quindi Spoleto è parte integrante dell'emergenza e dell'urgenza. In questo senso, aggiungo, sui provvedimenti delle strutture complesse, perché l'ospedale non è solo fatto di professionalità, anche di modello organizzativo. Tanto martedì noi presenteremo una cosa importante, la nuova convenzione con le due aziende ospedaliere di Perugia e Terni e l'università. Lì, ad esempio, troveremo e troverete, noi l'abbiamo costruita, una riduzione sostanziale, quasi il 15-20% delle strutture complesse dell'azienda ospedaliera di Perugia e Terni e di quelle universitarie, proprio per questa consapevolezza che abbiamo bisogno di mantenere una rete sul territorio e la possibilità di accorpare, di integrare con maggiore facilità
le strutture complesse che sono dentro le aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, proprio per salvaguardare anche la rete ospedaliera che è presente sul territorio. Quindi dovete sapere che per contenere la spesa non stiamo partendo, permettetemi la battuta, dalle briciole, ma bisogna partire anche dal cuore centrale del costo del sistema. Ed il cuore centrale del costo del sistema è laddove c'è maggiore complessità di funzioni, di tecnologie e di organizzazione del personale, che sono le due aziende ospedaliere, proprio per mantenere quindi il risparmio, tutto il risparmio in tempi nei quali ci sono tagli che sono un terzo del fondo sanitario. In 3 anni avremo un fondo sanitario che è ridotto di un terzo. Questa è la battaglia anche culturale e politica che dobbiamo fare in questo paese, tutti insieme, per trovare soluzioni adeguate per difendere il sistema sanitario nazionale. Le regioni lo fanno in maniera unitaria, al di là che siamo di centro-sinistra o di centro-destra, lo voglio dire con altrettanta chiarezza. Allora, su Spoleto, il tema della struttura complessa che la giunta regionale autorizzerà come previsto dal regolamento, perché le strutture complesse noi già le autorizziamo via giunta regionale, quindi non c'è autonomia finanziaria ed organizzativa da nessuna parte, né a Foligno, né a Spoleto, né a Perugia, né a Terni. Le strutture complesse, sia quando c'è il pensionamento, il congedo del personale, sia quando si devono istituire ex novo, sono autorizzate esclusivamente dalla giunta regionale come politica responsabile anche di contenimento della spesa e di evitare il proliferare di strutture complesse prive ad esempio di un sistema organizzativo complesso sotto di esse, prive di personale, nel caso di ospedali prive di posti letto. Non è che non ce ne sono state negli anni, e non è che qualcuno si può sentire immune anche all'interno del sistema sanitario, spesso anche da parte di quei portatori di interessi generali interni al sistema sanitario e particolari. Allora, su questo punto mai né la giunta regionale ha assunto provvedimenti né ha dato indirizzi alla direzione dell'ASL sul fatto che l'andata in congedo del primario comportasse la soppressione della struttura complessa dell'ospedale di Spoleto. Quindi su questo punto, previa autorizzazione della giunta regionale, certo che noi attendevamo anche i provvedimenti che sono stati pubblicati quest'anno, e peraltro mi permetto di dire che non è che il pensionamento a gennaio e siamo a maggio, c'è un ritardo spaventoso sulla procedura di autorizzazione. Quelle che diceva Duca, giacenti, ci sono strutture complesse giacenti da 2 anni, 3 anni, dove svolgiamo le funzioni con i facenti funzioni che sono direttori di struttura complessa e costano come direttori di struttura complessa e hanno i poteri e le funzioni dei direttori di struttura complessa. I facenti funzione svolgono esattamente